Prima edizione di Ora TG, il telegiornale di Rai TV sul canale 18 del Digitale Terrestre in Sicilia. Ben trovati a voi tutti. Apriamo con la politica da un lato. Barbagallo, segretario regionale del PD, valuta la causa civile contro il Movimento 5 Stelle dopo la rottura dei pentastellati al sodalizio nato per le primarie e per il sostegno ad un unico candidato alla presidenza, Caterina Chinnici. Adesso patto andato in frantumi qualche giorno fa, potrebbe dunque avere strascichi giudiziari questa vicenda. Dall'altro lato c'è chi però anche a seguito di questa vicenda è andato fuori dal PD a Catania e rumori più assordanti, quelli cioè, delle fuoriuscite di Villari, ex segretario tra l'altro della CGIL catanese, e dell'ex assessore comunale Bosco, che entrambi approdano adesso a Sicilia Vera il movimento di Cateno De Luca. Elezioni, incandidabilità e strappi eccellenti nel centro-sinistra. Dopo la frattura dell'area progressista, lasciare il Partito Democratico, non senza poco amaro in bocca, e l'ormai ex segretario provinciale Angelo Villari. Con lui Luigi Bosco, uomo da sempre democratico, già assessore nella giunta comunale di Bianco e di quella regionale capitanata da Crocetta. Insieme saranno a sostegno del progetto di Cateno De Luca in corsa per la poltrona di governatore siciliano. Sud chiama Nord. Villari, candidato oggi alle regionali dopo essere stato tagliato fuori dai Dem, a 15 anni si iscrisse al Partito Comunista. Da allora sempre fedele a linee e principi che oggi denuncia in conferenza stampa a Catania insieme all'ex sindaco di Messina, non esistono più. È semplice. Il Partito Democratico in Sicilia è diventato un partito di un uomo solo al comando, senza democrazia interna, verticistico. Lo si è dimostrato in questa cosa, non soltanto in questa vicenda, e poi anche, devo dire, un partito che ha due pesi e due misure. Vedete la situazione, tutto ciò che è successo in queste settimane, liste nazionali calate dall'alto con la complicità del segretario regionale del Partito Democratico, tutte il 90% esterne. Confronti interni scarsi rispetto alla candidatura nel partito. Mi hanno chiesto di candidarmi, ho detto sì, gli ultimi 10 giorni mi dicono che c'è una difficoltà relativa a un mio rinvio a giudizio per falso ideologico, perché sono stato amministratore al Comune di Catania, un reato, se così si può chiamare, che non ha alcuna condizione di incandidabilità. Lo dice lo Statuto del Partito Democratico, lo dice la commissione antimafia. In sostanza si è gonfiata e non stoppata prima del nascere o appena nata questa storia degli impresentabili. Tant'è vero che una impresentabile come noi, Valentina Scialfo, è stata candidata al collegio in cui sarà sicuramente eletta senza fare troppi sforzi. Un fiume in piena, Cateno De Luca, che si fa strada a fronte di due aree che a suo dire perdono pezzi. Noi ci siamo incontrati a metà strada, questo lo voglio chiarire. L'adesione di Angelo e la mia adesione ad Angelo, e ci tengo a sottolinearlo, parte da un ragionamento molto semplice. Io non sopporto i processi sommari che vengono fatti alle persone, li ho subiti per anni e non accetto che un uomo come Angelo Villari, nella sua funzione di segretario provinciale del partito, quindi considerata persona buona, degna di rappresentare il partito, a un certo punto viene buttato così via, non c'è più questo fronte del centro-sinistra, probabilmente era tenuto assieme da un collante che non era quello valoriale. Infatti la vicenda di Villari, come la vicenda di Lupo o addirittura la vicenda di Carta a Siracusa, signori miei, un sindaco di una comunità viene fatta aderire al PD, a una delle correnti del PD, e a un certo punto non viene candidato e quindi viene ritirata la candidatura. Ci sono faide pazzesche. Nell'ambito del centrodestra hanno capito che era il momento di non far scendere più i pupi in campo e quindi individuare i pupari. Voltiamo pagina. I maggiori costi del gas a famiglie e imprese preoccupano le società di gestione. Sogip di Acireale, azienda che distribuisce acqua ma anche gas, teme il blocco della distribuzione in seguito alla richiesta dei grossisti dei pagamenti anticipati delle forniture.
Le forniture di gas a private ed imprese a rischio per la prossima stagione invernale, mentre il governo è impegnato a redigere una legge per calmierare i prezzi, i gestori temono il tracollo in seguito alle continue fluttuazioni dei costi, solitamente in rialzo, dovendo fronteggiare le richieste dei grossisti che pretendono il pagamento anticipato degli stock programmati. Il direttore della Sogep di Acireale, Salvatore Messina, la società partecipata del comune che distribuisce acqua e gas nel territorio acese e in altri comuni dell'Interland, non nasconde le proprie preoccupazioni. Il fabbisogno di aziende private nelle aree rifornite dalla società acese è di 5 milioni di metri cubi l'anno e parliamo di una piccola società rispetto ai colossi a servizio di grandi città. Al costo del gas bisogna aggiungere l'accisa, l'imposta diretta che viene applicata su determinati beni, oli minerali, energia elettrica, gas, alcolici e tabacchi. I prezzi della componente energetica, energia elettrica e gas incidono significativamente sulla gestione quotidiana di nuclei familiari ed imprese. Il prossimo sarà un inverno lacrime e sangue nella gestione dei conti di una famiglia media, sarà più dura per le imprese, i riflessi saranno immediati, impattando sui costi di produzione e anche tra le mura domestiche. Il gas in Sicilia arriva dalla Libia e dall'Algeria, ma i prezzi sono regolati dai mercati mondiali, con la Russia che fa la parte da leone, condizionando tutti i mercati, e il conflitto in atto con l'Ucraina non aiuta, il peso economico ricade sui consumatori. Il direttore della Sogep Messina, ai nostri microfoni, manifesta così le proprie preoccupazioni. La problematica dell'approvvigionamento c'è, ma non è il problema principale, primario. Il problema principale è lo stress finanziario che sta provocando l'innalzamento della tariffa continuo, perché è sempre un aggiornamento al rialzo. Questo provoca stress a noi che non riusciamo a rientrare con i prezzi e col conto economico, perché vendiamo a X e l'indomani compriamo a X più 1. E questo poi ha una ricaduta anche sulla solvibilità dei clienti, perché i clienti che vengono stressati con delle tariffe che non coincidono più con le programmazioni fatte all'inizio dell'anno e poi hanno problemi e stendono a pagarci le fatture, le bollette, quindi è una problematica che dà delle serie preoccupazioni. Fra l'altro i nostri grossisti ci chiedono il pagamento anticipato. Allora noi dobbiamo pagare anticipato la fornitura, anticipato le accise. Diventa una situazione difficile da sostenere. Lo Stato deve intervenire in questa direzione. Ma sicuramente, se non interviene lo Stato, noi andiamo incontro a una condizione di difficile gestibilità nell'equilibrio economico-finanziario. Non ci sono però problemi di approvvigionamento, il gas c'è? No, problemi di approvvigionamento no, anche perché le riserve a livello nazionale ci sono. No, questo bisogna dire che non è una preoccupazione l'approvvigionamento. La preoccupazione è la situazione economica finanziaria dell'innalzamento provocata dall'innalzamento delle tariffe in continuo. L'oscillazione dei prezzi non produce buoni effetti, insomma? No, ma è un'oscillazione che ha una tendenza sempre al rialzo, per cui è difficile stargli dietro. Temporale a Palermo poco dopo le 6 di questa mattina, quando per oltre mezz'ora soprattutto il capoluogo è stato investito da una pioggia battente, ma anche l'area attigua a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse aree per soccorrere automobilisti rimasti con auto in panne. È stato chiuso il sottopasso di Viale Regione Siciliana all'altezza di Viale Lazio. Previsto un mega finanziamento destinato alla riqualificazione e alla costruzione di asili nido e scuole nell'infanzia in Sicilia. Si tratta di oltre 200 milioni di euro, somme che provengono dai fondi del PNRR. La cifra prevista è interessante. In totale alla Sicilia toccheranno 214 milioni di euro. La somma stanziata con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può costituire una svolta per gli asili nido e le scuole dell'infanzia. L'obiettivo è assicurare e allo stesso tempo potenziare i servizi di istruzione rivolti ai bambini, compresi nella fascia d'età che va da 0 a 6 anni. Queste risorse provenienti dall'Europa e gestite dal Ministero dell'Istruzione rientrano all'interno di un finanziamento nazionale. Nello specifico, il 54,98% delle somme è indirizzato agli asili nido delle regioni del Mezzogiorno. Alle scuole dell'infanzia del Sud Italia spetterà invece il 40%. La carenza degli asili nido in Sicilia, così come in tutto il Sud, è nota ed è un problema che finalmente col PNRR abbiamo affrontato. Sono 3 miliardi le risorse che abbiamo stanziato a livello nazionale per gli
dagli asili nido e più di 200 milioni esclusivamente per la Sicilia. Sono 175 gli interventi previsti nella nostra regione. Di questi, 72 finanziati da subito interesseranno tutte le province della Sicilia. Le risorse serviranno alla costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e dei poli per l'infanzia, insieme alla realizzazione di mense e al tempo pieno. L'impegno su come e dove direzionarle spetterà agli amministratori locali. Adesso i comuni dovranno mettere a terra questi progetti e tra qualche anno finalmente avremo più strutture per l'infanzia. Questo significa non soltanto dare ai nostri bambini e alle nostre bambine la possibilità di cominciare dei percorsi di apprendimento e dei percorsi di stimolo cognitivo sin dalla tenera infanzia, come è corretto che sia, ma anche e soprattutto dare alle famiglie e alle donne in primis la possibilità di strutturare dei percorsi lavorativi, sapendo che i propri bambini hanno delle strutture statali che possono prendersi cura di loro quando le loro mamme lavorano. Sono molto orgogliosa del risultato che abbiamo ottenuto come Ministero dell'Istruzione e sono molto orgogliosa del lavoro che in Sicilia andremo a fare in questi anni. Circa 750 migranti sbarcano in queste ore in Sicilia, 500 persone tratte in salvo ieri dalla nave della Marina Militare Diciotti ad est di Siracusa, approderanno nel porto di Pozzallo, siamo nel Ragusano. Nave Peluso, sempre della Marina Militare, invece, che ha soccorso altre 250 persone, approderà tra poco a Porto Empedocle, nell'Agrigentino. Spacciatori con listino prezzi ufficiale aggiornato ed esposto al pubblico, i carabinieri arrestano due catanesi. Il carovita è per tutti e così come viene aggiornato il prezzo della pasta, del pane, dell'olio, della farina, della frutta, della verdura, della carne, del pesce, ecco che si aggiornano pure i listini con il prezzo della droga. Accade a Catania, dove i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontana Rossa hanno arrestato due catanesi di 28 e 35 anni perché sorpresi in flagranza di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. E sin qui la notizia è purtroppo storia quotidiana. Stavolta però è emersa pure l'impostazione manageriale nella vendita dello stupefacente, con tanto di listino con dicitura nuovo prezzo e il corrispettivo quantità prezzo di vendita incollato sul tavolo davanti al quale si alternavano gli acquirenti con metodica e paziente fila. Siamo al via Lenitta, dove i militari hanno fatto una irruzione, sorprendendo i due mentre stavano ancora pesando della droga. Sul tavolo i carabinieri hanno trovato 400 grammi di marijuana, 25 di cocaina, 15 di crack, oltre all'immancabile materiale per il confezionamento delle singole dosi. Poi quel foglietto con i nuovi prezzi, per quello che è stato considerato dagli inquirenti un vero e proprio market della droga. L'appartamento era stato individuato a seguito di numerosi servizi di avvistamento ed appostamento, quindi l'irruzione, peraltro facilitata dagli stessi spacciatori che avevano incautamente lasciato la porta d'ingresso socchiusa. I due sono stati dunque colti in flagranza, tra l'altro uno risulta essere percettore del reddito di cittadinanza e, come dicevamo, sono stati sorpresi durante l'operazione di pesatura della droga. Il 28enne rimarrà in carcere, mentre il 35enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La donna uccisa a Bologna, Alessandra Matteuzzi, 56 anni, a fine luglio aveva presentato denuncia contro l'ex compagno Giovanni Padovani, 27, dal quale si era lasciato da qualche mese. L'indagato è un calciatore originario della provincia di Ancona, ha militato in varie squadre di serie C e D, tra queste il Troina e il Giarre, e adesso milita con la San Cataldese. Sarebbe arrivato a Bologna in aereo dalla Sicilia, poi sarebbe andato ad attendere la donna sotto a casa. L'uomo è stato arrestato per omicidio. La vittima sarebbe stata aggredita con un martello. È in terapia il 36enne italiano, primo caso risultato contemporaneamente positivo al vaiolo delle scimmie, al Covid e all'HIV. L'uomo, pochi giorni dopo il rientro dalla Spagna, ha cominciato ad avere febbre, mal di gola, mal di testa. Ha detto di aver avuto rapporti sessuali non protetti con uomini. Si tratta del primo caso riportato in letteratura ad opera dei ricercatori dell'Università del Policlinico Rodolico San Marco di Catania, insieme ai colleghi del Policlinico di Palermo. Il nostro caso sottolinea che i rapporti sessuali potrebbero essere la modalità di trasmissione predominante per il vaiolo delle scimmie, scrivono i ricercatori, evidenziando che il tampone orofaringeo del vaiolo delle scimmie era ancora positivo dopo 20 giorni. Questo suggerisce
proseguono, che queste persone potrebbero essere ancora contagiose per diversi giorni dopo la remissione clinica, dal momento che questo è l'unico caso segnalato di coinfezione da virus del vaiolo delle scimmie SARS e poi HIV. Non ci sono ancora prove sufficienti però a sostegno del fatto che questa combinazione possa aggravare le condizioni del paziente. Voltiamo pagina. Le guide turistiche di Catania riprendono l'iniziativa lanciata 7 anni fa dal centro commerciale naturale di Etnea e ripuliscono la città. Un gesto di civiltà ma anche una provocazione verso chi dovrebbe garantire decoro e sicurezza. Quando l'amore per la propria città e la voglia di decoro superano qualsiasi barriera, anche quella della politica. Ecco, le guide turistiche di Catania al lavoro in questi giorni non solo per accogliere i tanti visitatori in giro per la città, ma anche per ripulire strade e siti in cui l'inciviltà regna purtroppo ancora sovrana. L'idea è stata quella di sposare un progetto che già nel 2015 si avviò a cura del centro commerciale naturale di Via Etnea, che con questa locandina lanciò l'invito prima di tutto ai catanesi a mantenere pulito il salotto buono e le vie adiacenti, in certi casi in condizioni vergognose. Quell'invito, oggi a distanza di anni, resta valido, spiega Ferraguto del CCN. Adesso è una bella sfida perché il progetto era del 2015, sono passati quindi 7 anni e la situazione è molto peggiorata rispetto ad allora. È un progetto da riprendere, nel senso che bisogna sensibilizzare la cittadinanza ad avere cura della propria città e ad amarla come se fosse la propria città, cosa che non accade, perché basta vedere spostarsi in qualsiasi via e vediamo cumuli di spazzatura molto spesso lasciati non conformemente a quella che è la raccolta differenziata. Qui in via Sant'Euplio, ad esempio, ne abbiamo una discarica abusiva, tra virgolette, davanti a un negozio che è chiuso. Quindi anche i nostri colleghi commercianti, spesso purtroppo ristoratori, lasciano le loro scorie davanti a negozi che in questo momento sono chiusi e rimangono lì perché non sono conformi chiaramente alla raccolta differenziata. Le guide turistiche, aderendo a questa iniziativa e pulendo alcune aree, come ad esempio il Passiatore, cercano di dare un biglietto migliore a quelli che sono gli avventori in questa città. Allora, l'idea dei privati di pulire la città è solo, può essere solo dimostrativo, è un segnale a chi di dovere di fare il proprio dovere. Non possiamo, è una provocazione. È brava, una provocazione, come è stata l'idea di Catania Pulisci Catania di 7 anni fa, ma non è pensabile che tutto sia ricondotto alla buona volontà di cittadini volenterosi. Qui bisogna fare un progetto non solo di attività di pulizia ma anche di comunicazione, cosa che purtroppo soprattutto in centro storico non è stato fatto adeguatamente, mentre abbiamo notato che nell'area nord della città, che è gestita da un altro gestore della raccolta, invece c'è un'attenzione maggiore e mi pare, da quello che leggo, che anche le percentuali di raccolta differenziate siano notevolmente aumentate, mi pare che siamo intorno al 50%. Rimaniamo a Catania, un terreno abbandonato nelle adiacenze dell'Istituto Nautico in Curia, che rappresenta un problema per la collettività, soprattutto per eventuali incendi e deposito indiscriminato di rifiuti. Una problematica incombente soprattutto nel periodo estivo, con la possibile diffusione di incendi. L'ampio slargo di Via Anfuso a Catania, proprio nelle immediate adiacenze dell'Istituto Nautico, è abbandonato da anni ed è stato spesso un campo rom improvvisato, privo di qualsiasi servizio. Non mancano i rifiuti abbandonati e le sterpaglie che potrebbero creare dei problemi. A due passi dal lungomare, una situazione di estremo degrado nel capoluogo etneo, con rimostranze da parte dei residenti raccolte dal consigliere del secondo municipio Cardello. Già è da diversi anni che segnaliamo le pericolosità all'amministrazione e ad oggi non è stato fatto nulla. Da pochi giorni sono stato contattato da molti residenti della zona che lamentano lo stato di abbandono. Questo terreno è completamente abbandonato, addirittura si stava per formare un campo rom. Ora praticamente vediamo montagne di rifiuti
rifiuti di qualsiasi tipo, c'è un grosso pericolo di incendio. Abbiamo detto più volte all'amministrazione di contattare i privati e chiedere di mettere in sicurezza tutta la zona, ma l'amministrazione sembra sorda alle nostre richieste. Facciamo notare che di fronte a questa discarica ci sono due scuole, c'è il Nautico e l'Istituto Malerma, dove appunto vanno i bambini. Credo che non sia normale nel 2022 avere uno spettacolo del genere di fronte ad una scuola, per cui chiediamo all'amministrazione un intervento immediato per o riqualificare, bonificare la zona, oppure ammonire i proprietari affinché ripuliscano tutto e mettano tutto in sicurezza. Cosa potrebbe nascere in quel terreno? Ma è un terreno privato, non so se il comune possa appunto espropriarlo e sviluppare qualcosa per la comunità. E da tantissimi anni si parla di questa zona, però come possiamo ben vedere non è stata mossa nemmeno una foglia. Soprattutto d'estate, col pericolo incendi, insomma la situazione peggiora. Certo, noi abbiamo fatto una mappatura di tutte le zone a rischio incendio e abbiamo mandato all'amministrazione, tra cui appunto c'era pure questa. Molte zone sono state fatte, altre sono state trascurate, questa è stata totalmente abbandonata. I risvolti dell'immediato dovrebbero essere che l'amministrazione mandi subito una comunicazione alla proprietà e imponga che venga messa in sicurezza tutta la zona, o se no intervenga l'amministrazione e poi porti la fattura ai proprietari del terreno, perché è impossibile che venga lasciato in questo stato d'abbandono. L'amministrazione dal canto suo potrebbe risolvere un po' la situazione aumentando l'illuminazione di via Anfuso, perché è totalmente al buio, abbiamo solamente due fari che funzionano in tutta la strada. Ovviamente noi sappiamo che il buio non fa altro che portare degrado, perché le persone nelle ore notturne non viste da nessuno scaricano là qualsiasi tipo di materiale. Alle prime piogge appunto di questi giorni, il cimitero di Acireale viene letteralmente investito da una massa d'acqua proveniente da via Sclafani, riversandosi all'interno del camposanto dell'ingresso nord. La San Sebastiano SRL, società di gestione che è in appalto ai servizi, ha realizzato questo video e una nota esplicativa inoltrata ai competenti uffici comunali per gli interventi di messa in sicurezza in maniera urgente. L'unico tombino presente sulla strada, di competenza del comune, non riesce a smaltire la massa di acqua meteorica, e ciò comporta un aggravio di costi per rimuovere terriccio e rifiuti dall'area sepolcrale. La fiumana d'acqua che accede nel cimitero vanifica i lavori di pulizia straordinaria eseguiti di recente. L'impresa, con largo anticipo rispetto alla stagione delle piogge, ha ripristinato la funzionalità di tombine e caditoie di propria competenza, compresa l'impermeabilizzazione del tetto della cappella San Sebastiano, il colombario di 2700 loculi, dove sono stati rimessi in esercizio anche gli ascensori, fermi per guasti all'impiantistica. Rimaniamo ad Acireale, ma dal cimitero ci spostiamo alle Chiazzette, al via i lavori di riqualificazione del sentiero delle Chiazzette. L'antica mulattiera, interna alla riserva orientata della Timpa, verrà dotata di impianto di illuminazione a raso e di un moderno impianto di videosorveglianza, un deterrente contro raid vandalici, furti, ma anche danneggiamenti. Iniziati i lavori di sistemazione del percorso delle Chiazzette, l'antica mulattiera dei pescatori che collega la frazione a mare di Santa Maria alla Scala con la statale 114 attraverso il cavalcavia pedonale quartiere Suffragio di Acireale, in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi del litorale, interne alla riserva orientata della Timpa. Il sentiero si snoda lungo il costone lavico, dove la natura è protetta, e prevede la riqualificazione del ripristino dei muretti perimetrali in pietra lavica, la rimozione dei rattoppi in cemento o asfalto eseguiti dai privati nel corso del tempo e l'installazione di luci segnapasso a LED a luce soffusa lungo il tracciato. Il progetto prevede inoltre la collocazione di telecamere di videosorveglianza con controllo remoto, un deterrente per arginare i continui atti vandalici e il danneggiamento degli elementi naturali che caratterizzano questo luogo, a cominciare dai graffiti presenti nei muretti di antica forgia e le intrusioni non autorizzate nella fortezza del Tocco, uno degli affacci naturali più belli del litorale, in cui sono stati perpetrati raid vandalici e furti di illuminazione artistica. La collocazione di un totem informativo a pannello con informazioni
sulla storia e le peculiarità dei luoghi tra flora e fauna, completerà l'opera finanziata con i fondi europei attraverso il GAL, gruppazione locale. Completati i lavori sulle chiazzette, l'impresa incaricata sposterà uomini e mezzi in piazza Indirizzo, verosimilmente subito dopo una fiera locale per gli interventi di ripristino di pavimentazione stradale dei marciapiedi e la realizzazione di un'isola spartitraffico a verde con impianto di irrigazione tra via Aquilia Nuova e piazza Indirizzo. Le chiazzette riqualificate rappresentano un ulteriore passo verso la piena fruizione in sicurezza del sito, dove insistono alcuni abusivismi edilizi, mentre il privato proprietario di questo fondo agricolo è stato sollecitato al ripristino del muro perimetrale crollato nel 2014 per gli effetti della tromba d'aria. Sostanzialmente sono lavori che riguardano l'impianto elettrico che serve a installare dei segnapassi lungo il muro di recinzione di questo sentiero. È un lavoro molto semplice, nel senso non si prevede di sostituire nulla, ma ricollocare tutto quello che in questo momento è stato asportato per fare appunto l'impianto elettrico, e stiamo in questo momento aspettando i campioni dei segnapasso in maniera tale da scegliere quelli più adatti, diciamo, che si sposano meglio con l'ambiente circostante, che saranno utili perché questo tratto non è servito da pubblica illuminazione, per cui con i segnapasso sarà possibile goderne anche durante le ore serali notturne. Un segnapassi illuminato che contribuisce chiaramente anche alle escursioni notturne. Sì, certo, sarà più comodo per i turisti che vengono appunto a fare le escursioni, anche più suggestivo perché non ci sarà inquinamento luminoso, in quanto sarà un'illuminazione molto, diciamo, elegante anche da mantenere. Stiamo cercando di rendere più possibilmente fruibile questa meraviglia che abbiamo, e quindi abbiamo pensato con l'assessore, che ha sposato questa idea, di fare questo progetto. Si è realizzato e quindi ora siamo nella fase di esecuzione, nella speranza che prossimamente venga ripristinato il muro alle mie spalle dai proprietari, che è da ben 7 anni che si trova in questo stato. I carabinieri della compagnia Catania Fontana Rossa, supportati dai colleghi del Reggimento Sicilia, dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, nonché dal personale dell'ASP, sono stati impegnati in un'ampia attività di contrasto alla illegalità diffusa e di controlli preventivi negli stabilimenti balneari della Playa di Catania. Il gestore di un lido, un 23enne, è stato denunciato per aver omesso di inviare a visita medica di idoneità alla mansione 2 lavoratori, e ciò ha comportato per lui l'applicazione di una ammenda. Nella circostanza, l'ispezione dei locali, cucina e dello stabilimento, è stata riscontrata la mancanza di requisiti generali in materia di igiene, nonché la presenza di prodotti alimentari privi di etichettatura e indicazioni utili alla tracciabilità. Ci fermiamo per qualche istante di pausa pubblicitaria. Linea alla regia, oggi c'è Emanuela Musumeci. Pubblicità, ci rivedremo subito dopo. Rieccoci in diretta dopo la pubblicità, non ci sono notizie dell'ultima ora, dunque chiudiamo il giornale guardando insieme le previsioni meteo. Queste le previsioni meteorologiche in Sicilia del 25 agosto. Cielo prevalentemente sereno al mattino, quasi ovunque nell'isola, poi qualche nube pomeridiana in più nell'area catanese, siracusana e ragusana, potrebbe anche piovere con brevi episodi temporaleschi. I venti saranno deboli, di direzione variabile, i mari poco mossi, quasi calmi. Le temperature adesso saranno più o meno stazionarie rispetto alle temperature registrate nella giornata odierna. Con il meteo noi ci fermiamo, termina la prima edizione di Ora TG. Prossimo appuntamento con la nostra informazione questa sera alle ore 19:45. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata a voi tutti.